Session A session of Congress, an affirmation de principe. Legality, prostitution, censored, common, theory of the papers, first hand. Liberté, fraternité, égalité et prostitution. Bundesknecht, an einem Sieg durch Deutschland wird die Snagel am Füllen. Nach die Schmühle will ich gleich in der deutschen Germen, ja! Für das ist einem Sinne für und durch der Zockeln, der Zockeln, ja! Dunque ragazzi, riassumendo quanto detto sull'argomento, non possiamo che evidenziare la causa prima e basilare del fenomeno della prostituzione. Una donna fa del suo corpo un oggetto di vendita soltanto per trarne lucro. Professoressa, mio padre dice sempre che le pu... mi scusi, che le prostitute se non esistessero bisognerebbe inventarle. Anche mio padre, professoressa. Complesso di inferiorità nei confronti dell'altro sesso. Non esiste nulla di più falso, di più squallido di un rapporto a pagamento. E per di più tra coppie che non si conoscono. Però lavorano bene, sa, sono certe sventole. Questo è un discorso serio, ragazzi. Non è una buffonata. Certi commenti li tenga per lei. Però nella storia ci sono molti esempi di cortigiane che hanno avuto ruoli importanti, addirittura come consigliere. Non è assolutamente vero. La definirei deformazione ottica maschile. Gli uomini, questi famosi amatori, tendono ad esaltare la loro virilità, supervalutando le mercenarie dell'amore. Professoressa, accidente come parla difficile. Qui da noi un primo passo è stato compiuto con l'abolizione delle case chiuse. Ora speriamo che la prostituzione venga finalmente estirpata all'origine con nuove ed efficaci strutture sociali. Per me sono utili perché i nostri genitori ci costringono vergini al matrimonio ed è bene che nell'attesa i nostri fidanzati si facciano un'esperienza. Anche questo è un errore, una mentalità vecchia, superata. Ecco perché oggi in un'aula scolastica si parla, come fra amici, di un problema una volta ritenuto tabù. Prostituzione come piaga sociale. Fiore di ginestra, guarda che tocca fa appena minestra, ti parlerò d'amore. Ah, già, è così, ti cavi con te che ti passa la paura. Avucci, stasera mi gira storta. C'è un groppo qui che mi dice vattene a casa che è meglio. Non hai mica torto. Stasera non si vede proprio nessuno. Ma quando vedi qualcuno tu, non c'è sbologni da un metro di distanza? Ma perché te metti gli occhiali? Già, gli occhiali. Ma te me vedi lavorare con quelli? E poi lo sai benissimo che mi stanno anche male. Già. E beh, qualche volta mi confondo, no? Come no? Qui siamo tutte confuse. Ti parlerò d'amore e ti darò una rosa. Serata magra, belle mie. Qui c'è nessuno che vuole Irene lasciando me scendere, vero? Ah, Irene, piantala! Che vuole, qui fa un freddo boia! Io me ne sono... Che serata nera! Io non capisco perché ti ostini a insegnare. Ma per me è come una missione. Lo sai cosa penso, Marisa? Che sei imbottita fino al collo di quelle idee strane dei tuoi colleghi che posano a fare gli intellettuali. Roba da matti. Insulti i miei colleghi adesso, belli tuoi amici. Sai cosa sono? Cadaveri imbalsamati, roba da museo delle cere.
Così distintini farebbero un'ottima figura. Insomma, io non voglio che la mia futura moglie lavori. Ma che bisogno c'è dal momento che posso mantenerti più che decorosamente? Grazie del pensiero, ma io non voglio fare la mantenuta. Soprattutto con denaro che non odora troppo di pulito. Adesso esageri. Mio padre i suoi soldi se li è guadagnati con il sudore della fronte. Degli altri. Bene, se insisti tanto, sai che cosa ti dico? O me o la scuola. Non ho dubbi, mio caro. Adesso ho da fare. Ciao. Ciao. Lui, il padre, la matrigna e tutti i suoi antenati. Ehi, bellona, sei libera stasera? Guardi che c'è un equivoco. Sto aspettando mia madre. Ah, sì? E porta pure lei, se tanto mi dà tanto. La tardona non deve essere mica da buttar via. Mi lasci. Beh, e che ti prendi? Fai la difficile adesso. Qui, la madama! La madama! Signore di Genziana, questo succede a chi fa la puzzana. Autista, al Grand Hotel per favore, e senza sbattimenti, eh. Levami le mani di dosso. Avanti, poche storie. E va bene, va bene, porca miseria, tu mi ci mettete. Ma che razza di forse ce n'è un'altra! Piedi, piatti! Ehi, dove scappi? Senti, c'è un amico. Io sono la professoressa Marisa Conti. Ah, sì, io sono il ministro della pubblica istruzione. Va bene, forza, forza. Intanto ti porto al fisco, eh? È la solita storia. E va bene, rieccoci qua un'altra volta. In guardina. E quella chi è? Mandala una nuova. Qua se non ci mettono un freno andiamo tutte quante per stracce. Ste forestieri che si infilano dappertutto. Hai detto bene, hai detto proprio giusto. Allora ce l'hai la voce. Beh, chiedo scusa, ma io non sono una professionista, ero lì per caso. Buona cocca, stavi lì aspettà che passasse la processione del divino amore. Su, avanti, che il commissario sta aspettando. Ma come? Ragazze in piedi. E spieghiamo al dottore che stavamo pure noi nel parco a aspettare la processione del divino amore. Avanti. Contessa, questo vale anche per lei, sa, se non lei di troppo disturbo. Sì, certo. Su, avanti, insieme alle altre. Subito. Brigadiere, prenda le loro generalità. Le faccia perquisire bene, dappertutto. Controlli se hanno della roba addosso. Verifichi i loro documenti e poi le sbatte in guardia, eh? Queste sono le nuove disposizioni. Dobbiamo essere meticolosi. Ogni meandro deve essere controllato. Le vie della droga sono infinite. Oh. Meandro? E che è sta novità? Io voglio parlare con l'avvocato mio. Sei giusto? Mi dispiace, ma queste sono le formalità. Oh. Ma che vi succede? Vi mettete a fare le vergognose proprio adesso? Le porti via. E se protestano, le arresti per oltraggio. Credo di essere stato chiaro, no? Lei è proprio un gran signore, s'andiamo su, bambina. Su, svelte ragazze, svelte! Beh, non mi hai sentito? Che fai, sei sorda per caso? Devi andare con il brigadiere. Veramente, signor commissario? Sì, lo so, conosco la solfa. Vuoi dirmi che hai un bambino di 8 mesi, che aspetta la sua mammina, che è solo in casa, senti com'è, non attacca. Guardi, che io non sono una prostituta. Sono la professoressa Marisa Colli. Sono stata fermata per un equivoco. Ah, ho capito. Abbiamo a che fare con una professoressa. Tutte le mie scuse, signora. Chi poteva supporlo, eh? Adesso basta. Brigadiere, dia ordine che sia trattata con ogni riguardo. Abbiamo un'arca di scienza che batte il marciapiede. Chissà come devono essere interessanti le sue lezioni private. Via, fila! Va
Vado, vado. Hai capito? Abbiamo anche le puttane laureate adesso. Quasi quasi mi iscrivo all'università anch'io. Io sono quasi pronta. Quasi quasi gli racconto che c'ho l'artrosi. Oh! Ancora non siete pronte? Mi raccomando, le visite a fondo, eh? Senta, devo proprio spogliarmi anch'io. No, adesso le mando la cameriera ad aiutarla, principessa. Avanti, che cosa aspetti? Sbrigati! È questione di un momento, cara. Ma cosa fa? Su, lascia fare a me. Tazzozzona. Cosa hai detto? Io? Proprio niente, signora. Sì, entri pure, intanto siamo tutte vestite. Ah, da qua va. Ma che lei? Ammazza quanto scotta sta roba. Vediamo un po' che ci ha portato. Bene, la frutta e sotto gli spaghetti. Oh, mica avrei presi dal buio a caro per risparmiare. Ma guarda questa, oltre che gli ho fatto il favore, da. Offende pure. La prossima volta, mannaci tu nonna. Manco un galera, se può scherzare, ma torna al tuo posto, secondino. Ehi ragazze, ce n'è per tutte, eh? Bene, dico la fame. Per dovere d'ospitalità, il primo alla forestiera. Tiè, magna. Offerta speciale del Grazie. Zaira. Ma come ha fatto ad averli? Non ti preoccupare. È tutta la questione delle relazioni. Io sono molto conosciuta in questo ambiente. Loro te lo possono confermare. Dai, magna, va, su, magna. Ah, vedi, è venuta appetito pure a lei, eh. Avu, sai che ti dico? Questa non batte, te lo dico io. Questa sta qui per sbaglio. Sì. Pronto, signorina, è tutta la notte che formo il numero e non risponde nessuno. Controlli, per favore. L'abbonata è Marisa Colli. E che vuole che faccia fuori casa a quest'ora? Cafona. Sai, mi diceva, questi li metto da parte per i mobili. A proposito, mettete quell'abito nero con la rosa sul petto, che sei la meglio del mazzo. E quest'altro diceva, so per l'anticipo dell'appartamento. E poi mi ripeteva sempre, oh, ma date da fa come qua Gertrude che becca 30.000 lire a botta. E questi li tenemo per l'abito da sposa, perché devi sembrare un angelo del paradiso. E poi? Un giorno poi io ho chiesto di farmi vedere il libretto di risparmio. E lui mi ha massacrato le botte, sì. Io gli ho richiesto un'altra volta e lui mi ha rimenato. E poi è sparito. È sparito? Già, è ritornato a Foggia. C'aveva moglie e 9 figli, sto mora ammazzato. I soldi si era giocati alle corse, hai capito? Fino all'ultima lira. Sto boiaccio. Cose che capitano. Mo ce n'ho un altro. Questo però lo tengo a stipendio. Almeno sono sicura che non mi frega. E l'altro? Anche io ho visto più. Deve essere emigrato. Però, se mi dovesse capitare di incontrarlo. Perché non l'hai denunciato? Denunciarlo? Ah, vanno a finire al cimitero. Ah, vedi questa, oh. Ma dove vivi, via mia, te? Beh, il mio diceva sempre che una ragazza come me era sprecata per questo mestiere. Che con il mio faccino avrei dovuto far l'attrice. E che ero stata fortunata a mettermi con lui. Conoscevo un sacco di produttori, anche quelli americani. Buono quello con quell'aria da signorino, va! Proprio lui. Diceva che per lanciarmi mi bastava rimediare un po' de sgay e che io non dovevo preoccuparmi. Però se per trovarli avessi continuato a far la batona, mi avrebbe ammassato. Allora era un bravo ragazzo. Altro che... Già, infatti mi mandò all'ospedale. 9 giorni, salvo complicazioni, eh. Diceva che io avevo capito male. Che lui intendeva dire che se non avessi fatto la battona, mi avrei ammassato. Ma voi non potete continuare in questo modo. Vedete la vita attraverso un diaframma psicologico aberrante, lo capite? Ammazzate come parli difficile, sapete che hai studiato, eh? Però, dammi retta, cocca mia, da che monno e monno, li papponi sono sempre esistiti. Certo. È sempre andata così. Però non è giusto. Finché rimarrete sole, senza una guida, senza un aiuto, sarà sempre così. Voi... dovete reagire, ribellarvi, creare un'associazione, un sindacato magari. Ma che aspettate? Siete pronte, damigelle? Il commissario vi chiede scusa per il disturbo e vi rimanda a casa.
Siete libere, è stato tutto un equivoco. Evviva! Siete tutte signorine per bene, di giorno. Ah, brigadiere, piantala, c'è paura. Andiamo, ragazzi, andiamo. Ecco, Come vuoi che sia andata? La solita storia. Ecco, Irene! Ah, la solita! Tesoruccio mio! Bene, simpatica, lo sai. Invece ci rivedremo. Telefonatemi, Va bene. Voglio parlarvi del padre di Stefano. E chi è Stefano? Il mio fidanzato. Suo padre è un uomo importante. È un onorevole. Ah. Spero che vorrà occuparsi di voi. Ah, volesse il cielo. Speri. Eccoli là, puntuali come due orologi svizzeri. Bene, detto così. Dritta, nuvoli. E là, frena, Mi sembrano un po' nervosi, capirai? C'è Carlo. Stanotte gli hanno chiuso la fabbrica. Beh, ciao. Ciao, sì, ti telefoniamo. Sì, certamente, quando volete. A presto. Ciao, okay. Ti telefono, Andiamo, ciao, va. Ciao. A belli. Carletto! Non si apre lo sportello alle signore? M'hai fatto morire stanotte. Un'angoscia mortale, manco magnato. Cuoretto. Te credo. E i soldi, se no, chi ti dava? Povero cocco. Quello non ha mai capito che tipo so io. Io sono un tipo romantico. Ma che ti succede? Ma manco una parola, mi dici? Io non parlo. Agisco. Non lascia perdere, andiamo, che sennò qui famo notte. Marisa. Finalmente. Ma dove t'hai ricacciato? Passato la notte a fare il giro degli ospedali. A casa tua non rispondeva nessuno. Ci sono anche i commissariati, non lo sapevi? Vuoi salire o preferisci che venga da te? Naturalmente il prezzo cambia. Non capisco di che prezzo parli. Io ero venuto per chiederti scusa. Sì, sì, scuse accettate. Comunque sai di chi è la colpa? Dei papponi. Papponi? Ma ti senti bene? Non sono mai stata meglio in vita mia. Comunque anche il modo di camminare serve. Per arraffare un Vincenzo. Scusa, ma non ci arrivo. E chi sarebbe questo Vincenzo? E poi che cosa c'entra il modo di camminare? Semplicissimo. Vincenzo è quello che deve scucire la grana. E l'ancheggiamento è il modo per agganciarlo. Cosa? Hai capito adesso? Tutto chiaro? Se lo dici tu. Ma di un po', dove sei stata stanotte? In un albergo gestito dallo Stato. C'era una grande festa. Ci siamo molto divertite. A proposito, avrei bisogno di parlare con tuo padre per una faccenda che mi interessa molto. L'onorevole genitore dovrebbe adoperarsi a favore di alcune amiche mie. Sono colleghe? Per ora ancora no. Sono delle prostitute, mignotte, battone, insomma. Ma sei impazzita? Io no. E tu? Io che cosa? Spiegati. Allora ascolta bene. Io voglio che tuo padre si interessi della loro condizione, che le aiuti. Neanche parlarne. Non credevo che ti interessassi di certe sudicerie. Scusami, non intendevo urtare il tuo senso della decenza. In ogni modo pensaci e parlane al paparino. Marisa, ma tutto questo è assurdo. Che cosa ti sei messa in testa? Lo vedrai. Intanto salutami le tue amiche, le virtuose damigelle. Pronto? Sì, sono io. Chi parla? So Zaira. Scusami tanto se ti disturbo a casa, ma... Volevo sapere se il padre del tuo ragazzo poteva fare qualche cosa per noi. Purtroppo no. Sai, ho perfino litigato con Stefano per questa faccenda. Ah, me l'immaginavo. Non ti preoccupare. Grazie lo stesso. No, io non mi arrendo, sai. Dove ti trovi adesso? Vorrei parlarti. Io sto al posteggio del pomeriggio. Con la macchina? Ma che hai capito? Al posteggio del pomeriggio, dove aspetto i clienti, alla luce del sole. Sì, sto qui dal Buiacaro. E dov'è questo Buiacaro? Via Clementini 18. Ti raggiungo subito. Ciao. Hai visto che sta
fa? Oh, deve essere una nota. Permesso. Che cerchi me, bellezza? Siete qua? Marisa, che piacere rivederti. Sì, ciao Pucci, come stai? Marisa, come ti sta? Bene. Senti, bella, quando è che passiamo un'altra nottata in guardina, eh? Ma che sta a dire? Ma te vuoi sta zitta? Che sono questi discorsi da pazzi? Anacleto, portaci da bere. Va bene. Purtroppo finora ho potuto fare ben poco. Il mio fidanzato è un debole. In quanto a suo padre, ho paura che neanche ne vuole sentire parlare. Ci vorrebbe qualcuno importante che ci consigliasse. Forse io ce l'avrebbe. E chi sei? Parla. Sai, conosco una che sta in politica. Sì, conosce tutti i pezzi grossi, tutti i capoccioni. È un tipo un po' particolare, Potremmo andare da lei. C'ha una certa simpatia per me. Può essere che una mano ce la dà. È una specie di ricatto, ma come si dice, la guerra è guerra. Ci andiamo domani, ce l'hai l'indirizzo? Come no, figurate. Mi ha dato pure il numero del parrucchiere e pure quello del veterinario che gli cura il cane. Aspetta sempre che gli telefoni. E allora cerchiamola. Ecco, va. Prendi. Ecco. Ragazzi, al nostro futuro. Alla salute, eh. Non dovai. C'è la signora Badiali? Mi scusi, chi devo annunciare, prego? Gli dica Zaira. Zaira, basta e avanza. Dottoressa? Sì? C'è una certa Zaira, che le vuole parlare. Zaira, ha detto? Sì, ha detto che basta e avanza. La faccia entrare subito. Anzi, la accompagni lei. E non passi per l'anticamera. Va bene, dottoressa. Prego, si accomodi. Sì, grazie. Ma loro... No, non si preoccupi delle signorine, Gocco, sì, noi siamo come le sorelle siamesi. Dove va una va all'altra. Accompagnaci, bello, va, andiamo. La signora... Vada. Ciao, tesoro. Ma come ti è saltato in mente di venirmi a trovare in ufficio? È in buona compagnia, vedo. Ma come? Ma hai sempre detto delle cose carine. Che io e te eravamo due anime gemelle. Che per me te saresti buttata nel fuoco. E mo che fai, da incavoli? No, è che in anticamera ho un sacco di gente importante. Sono molto occupata. Più importante di me? Oh mio Dio, come sono caduta in basso. Queste sono Marisa e Pucci, amiche mie d'infanzia, per così dire. Ciao. E c'hai mio bisogno, tu, un piacere da te. Un favore? Sì. Non so se posso, questo è un momento difficile. Comunque, di che si tratta? Oh, stiamo a sentì, maliarda. Se tu credi che cerchiamo soldi e te butti avanti per non casca indietro, te sbagli proprio de grosso. Noi non siamo abituati a chiedere senza dà, capito? E poi tu lo dovresti sapere. Ma io non intendevo dire... Insomma, cerca di capirmi. Se è così. Vede, signora, è che noi, cioè loro, sono stufe di essere quello che sono. Mm-hmm. Loro vogliono unirsi, vogliono organizzarsi, avere un sindacato che le protegga. Ma benedette figliole, non possiamo trattare questi problemi così a digiuno di prima mattina. Perché non ci vediamo stasera a casa mia? Ne potremmo parlare a cena. Bene, eh? Sarebbe mica una cattiva idea. Eh no, care amiche, non c'è tempo da perdere. La cosa ci preme troppo e va risolta subito. Seduta stante, o si decide ad aiutarci o noi armiamo un casino. Ma un casino che quelli della morte a confronto diventano ritiri spirituali. Quindi, signora, o prendere o lasciare. Ma questo è un ricatto. Non lo so e non me ne frega niente. E allora? Beh, vediamo che cosa si può fare. Vediamo. È chiaro che cedo per amicizia e non per violenza. Assassina. Referendum. Ci vogliono 500.000 firme per cominciare. Dovete raccoglierle ovunque. Poi la pubblicità, le assemblee, i discorsi, i comizi. Per il canale giusto poi vedrò io quello che si può fare. Siamo intese? Me lo giuri? Hai la mia parola d'onore. Pucci, vai col numero, vai! Ma questo te lo meriti proprio. Ma per giungere a una società nella quale la donna sia considerata come persona e non come oggetto di consumo, dovranno necessariamente trascorrere anni. Fino a quel momento, tuttavia, noi non tollereremo che il mondo consumistico perseveri nell'ignoranza dei vostri diritti o, peggio, nello sfruttamento del vostro lavoro. Questo è un discorso. Non tollereremo più prepotenza. Brava, unitevi. Le firme che da ogni parte d'Italia stanno affluendo alla nostra organizzazione in numero sempre più crescente
non solo testimoniano la piena validità dell'iniziativa, ma ci permettono di presentarci alla ribalta politica come una realtà viva, una forza da non sottovalutare. E questa nostra forza sta nella convinzione della legittimità dei nostri diritti. Combatteremo ogni forma di sfruttamento, ogni tentativo di costrizione da parte di chiunque, con la fierezza, la volontà e la determinazione che sapremo dimostrare. E che la nostra voce sia una sola, firmate, firmate, firmate! Brava! 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 Puttane di tutto il mondo, unitevi a Marisa! Ha ragione, forza puttane! Onorevoli colleghi rappresentanti del centro e del nord, se le nostre protette intendono riunirsi in un sindacato, noi la Pimma Stella. Quelle femmine ci fecero un grave scappo. Se fosse per mia... Diego, me ne stai infoderato. Se fosse per mia, ci facesse un bel vestito di cemento armato a tutte quante, piccole e grandi come sono. Voi altri siete d'accordo con me, eh? E voi altri? Giusto, giusto, hai ragione. Bravo Tiberio, così a te. Un momento, cari amici. Tiberio ha ragione quando sostiene che quella lì deve essere senz'altro eliminata. Però non sono d'accordo sui sistemi da adottare. Non è con la violenza che raggiungeremo i nostri obiettivi. Noi rappresentiamo una forza sindacale e la nostra materia prima sta nel cavallo di Pantaloni. Non dimenticatelo! È solo in virtù di questo privilegio che noi da secoli riusciamo a tenere soggette le nostre donne. Contro lo sciopero non c'è che la serrata. Se ognuno di noi si comporterà nei confronti delle nostre protette con fermezza e severità, avremo vinto la nostra battaglia e tutto tornerà normale. Ne sono certo. Bravo! Un momento, un momento. Amici, romani, confratelli. Carle, sei Ermei. Vabbè, vabbè. Amici, romani, confratelli. Carle, sei sempre Ermei. A Tigre, fammi parlare, sennò qui famo notte, eh? Dunque, il discorso è semplice. Loro si stanno organizzando per la raccolta delle firme. Ora noi per vincere la nostra battaglia dovremo fare due cose. Primo, dal momento che loro si appoggeranno a un tizio perché mandi avanti la raccolta delle firme, sapete che famo? Rimediamo un po' di grana per darla allo stesso tizio perché rimandi tutto indietro. Secondo, bisogna menaglie, perché le donne capiscono solo questo. Perciò andiamo! Anzi, un momento, andate e fatevi vedere chi siamo, forza! Cercatele, menatele, gonfiatele! Scappate, stanno arrivando, tagliamo la corda! Oddio, basta ragazze! Oddio, prendelo! Amari! Mettiamo il sangue le figlie! Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! A sti zozzoni se ne usavano! Annunci! Ma è andata, non te li metto la piazza! Ma capito! Si va ammazzato! Andate, andate a combattere, a combattere! A combattere! E teniamo anche il vestito della categoria! Forza! Torna sul campo di battaglia, cammina, forza! Raga, andiamo, va! Che per oggi abbiamo menato abbastanza! La carre, ti è ma salva! Aiuto, aiuto! Quanto veneno! Aiuto, mamma mia! La polizia!
Cori, bucce, namo, se ne cori! Amarisse, le demo! Mandai, gammina! Questa non ce l'avete mai! Eccone uno. Signore? Signore? Una firma per il sindacato delle prostitute? Se ci fosse stato 30 anni fa, oggi non sarei figlio di ignoti. Ciao! Quello deve essere figlio di mia nonna. Andiamovela. Ciao nonno, vuoi mettere una firma per il referendum? È per Lucilla Giunni. Sì, proprio per questo. Allora va bene. Ecco. Firma qui. Ferma, ferma! Senta, per favore, vuole mettere una firmetta qui, è per un referendum. A che serve? È per la costituzione di un sindacato nazionale delle prostitute, un sindacato molto importante, sa? È una cosa molto, molto importante. Ho già scritto la CGL. Pillone! Ferma! Una firma per il referendum sul sindacato delle prostitute? Grazie. Senta? Una firma per il referendum... Ma va, Ramingo, va! Un momento, prego, un attimo. Va bene, andatene. Ehi, ferma! Ferma! Senti, e vuoi firmare il referendum per il sindacato delle prostitute? Io firmare per la concorrenza, giammai. Andiamo, reveretti, vuoi decidere? Mi sa che firmo. Non mi si muove da qui. E va bene, firmo tutto quello che volete. Basta che ve ne andiate prima che cominci la funzione, che è satana di fulmini. Prego. È il locale che preferisco. Ci mettiamo lì? Sì, certo. Per noi è una serata importante. Suggelliamo un patto di tregua. Guarda che a far baruffa sei sempre tu. Mm. Bene. Cosa posso servire? Whisky con ghiaccio per tutti. Bene. Per te va bene. Delizioso questo posto, non trovate? Ah, incantevole. Sono stanco morto. Oggi la telescrivente sembrava impazzita. Non teniamo più. Crolliamo dappertutto. Niente paura, ragazzi. Un biglietto d'aereo e via in Australia. Oggi vivere in Italia è una follia, un hobby per matti. Beato te che ci ridi. Mio padre non ci dorme la notte. Deve essere il rimorso. Del resto la colpa di questa situazione è tutta loro, interamente loro. Dunque? Avete saputo? Quella cretina di Maria Teresa. Giorni si sposa e sapete con chi? Col marchese Simonelli. Più miliardi che capelli. Peggio per lei, fa un cattivo affare. I soldi sono niente di fronte all'onore. Di fronte ai problemi seri della vita. Ma ci pensi alle puttane, ah, tu? Cosa? Siamo al torpiloquio, bene. Beata gioia. Balliamo, su. Balliamo. Io ti adoro, Marisa. Non voglio perderti, ti amo con tutte le mie forze. Anche io. E tu lo sai. Che bello! Mi piace, Beato te, Carlo, che gagira tanto e conosci tutti i posti. Io so vive. Ma quella ragazza che balla, non ti pare Marisa? Dove? Non vado a chiedere a questa che non c'è sbologna manco per lei. Ma sì, proprio Ela. Marisa, cuore mio, ma sei proprio tu! Bella! Che gioia rivederti! Guarda, Bucci, guarda, ciao Marisa, come ti stai? Bella riunione di famiglia che hanno fatto, eh? Però si lavora. Ma senti cosa gli dice? Sembra nei tre grazie. Devono essere i genitori degli allievi di Marisa. Che bella! Ah, vedo, vedo. I signori desiderano un tavolo. Certo, garçon, noi ci accomodiamo qui, eh? Ma perché? Unitevi ai miei amici. Ah, sì. No, per carità, ma finì che scoppia la guerra. Tiè, guarda che faccia da limoni che c'hanno quelli. Beh, voglio presentarveli. Non farlo sarebbe una scortesia. Beh. Arasodera, ti piace sto locale? Questo è tutto di prima categoria. Vi presento Zaira e Pucci. Quelli sono Tiberio e Carlo. Piacere. Il piacere è tutto nostro. Mm-hmm. Salve. Voi ci venite spesso in questo locale? Noi quasi mai, di solito andiamo al Baton Garden. Tango! Ups.
Oggi vieni come ai vecchi tempi, Ale. Mi permette, no? Adibè, dai, no, su. E lei vede sta scoppoletta che danzi con la signora. Dai, dai, e vai a tempo, manco il tempo, conosci. Caschi! Sono due scrittrici, cara. Va piano che c'ho l'artrosi, no? Passo da te. Caschi! Ma chi sono? Soltanto due prostitute coi rispettivi protettori. Senti, Marisa, tu devi essere impazzita. Ma si può sapere dove hai conosciuto quei tipi, eh? All'opera. Andiamo. Il conto. Ma cosa fate? Scappate. Non sono dei pezzenti, miei amici. No, sono finanzieri della CIS. Vengono da loro. Fate schifo. Voi e il vostro ipocrita perbenismo. C'è più umanità in quella gente che in cento di voi. Marisa, stai veramente passando ogni limite. Non credi di dover chiedere scusa? E di che? Anzi, è divertente questo entusiasmo di Marisa per quelle signore. Ti lascio in buona compagnia. Ciao. Ciao. Ci vediamo. Ciao. Ciao, Stefano. Ciao. Hai visto che bel guaio che hai combinato? Adesso sarai soddisfatta di aver guastato la serata. Amari, non ti preoccupare, non vale la pena. Pensa al tuo ragazzo e lascia perdere qua la gente, va. Ti telefono. Vai con il tango. Marisa, scusami, ti prego, ma io non desidero altro che aiutarti. Aiuta i tuoi cari amici. A me non occorre niente, proprio niente, te lo assicuro. Bello, sei proprio bello. Sandokan, Sandokan, Marianna, parla di la buenne, abbiamo vinto! L'odiato Brooks e gli inglesi sono stati sconfitti ed ora la bandiera di Monbrace sventola sul pennone della loro nave. Sul pennone della tua nave che cos'è che sventola? Donna di poca fede. Ricordati che la speranza non muore mai. Eh già, però è morta qualche altra cosa. Beh, ci vuole un po' di pazienza. Non riesce mai alla prima botta, eh? Un po' di rodaggio. Dai, ricominciamo da capo, forza. Sandokan, Sandokan, Marianna, perla di la buenne. L'odiato Brooks e gli inglesi? Sì, sì, l'odiato Brooks e gli inglesi sono stati sconfitti e così adesso la bandiera di Monpracem sventola sul pennone della loro nave. Ah, e mo che fai? Te metti a recitare la parte mia e così ambusci l'atmosfera, eh? E va bene, Carlo, scusami tanto. Ma ti sei troppo complicato. Mannaccia. Ogni volta che vuoi fare l'amore ti devi travestire da personaggio famoso. Io non riesco mica a seguirti, non ce l'ho la vocazione dell'attrice. Ignorante, io sono un cerebrale. Non faccio l'amore come tutti gli altri. Lo sai come mi chiamavano? Beethoven. Perché? Perché riuscivo a fare sempre la nona. Eh sì, una volta. Abucci, eh? E così non riusciamo a far manco la prima. Dai, ricominciamo. Sandoka! Sando... Au, che t'ho dati a me sta barba, me dà un prurito che me smuscia tutto. Ce la prendiamo comoda stasera, eh? Il cliente migliore se la pappano le acce e atterresta la mondezza. Ma che vuoi dire, Adappo? La magna pana a tradimento. Io non sono una macchina, sono una donna. Ma che te credi di darmi in tariffa? Stasera non me va. E faccia tu al posto mio. Può essere che rimani di più. E faccia vedere quanto sei bravo, va. Ma io veramente... E poi leva di sta scoppola, perché stai davanti alla signora. Zaira, non capisco perché te incavole. Ma tu chi sei? Ma che conti? Che te credi che sto con te? Perché c'ho paura o perché sei bello? Ma va, vattene, ma te sei mai guardato allo specchio? Me pari, Calimero, me pari! Ma va. E chi è questo Calimero, un rivale? Non ti preoccupare, io so tanto stronza, da volete bene. E tu? E tu fai il geloso perché te fa gioco, perché non vai perdere la posta. E poi quando sono vecchia, un carcio un culo e via. Zaira, io sono un uomo d'onore. Non te lascerò mai. Che hai fatto? Te sei rimessa la scoppoletta. Mi pare un uccelletto raffreddato. Te sei messo paura, eh? Non ti preoccupare. A te ci penso io adesso e dopo. Beh, non parli.
Zaira, sei fammi d'appale. E dilla agli amici quando fate l'assemblea che tu sei un dominatore, una tutta d'un pezzo. E tieni, la rimetto dalla scopoletta, che qua nessuno te la tocca. Guarda, sì, che tipo che siete, forse l'ho ammazzato. Mi scusi. Oh, finalmente. Onorevole, dica. Dica, un accidente, dica. Porca vacca. Cos'è questa roba che mi hai messo sul tavolo? Una richiesta di referendum, onorevole. Questo lo vedo anch'io. Ma da parte di chi? Da parte della FIGA, appoggiata dalla signora Badiali. Eh? Come ha detto? Federazione Italiana Giochi Amorosi. Giornali porno? No, non precisamente. Credo si tratti di tutt'altra cosa, onorevole. Si tratta di prostitute, se me lo consente. Prostitute? Ma che si sono messe in testa? Accidenti a loro e alla dottoressa Badiali. Un milione. Un altro 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 milione. Bene, basta così. Ragazzi, il momento fatidico è arrivato. Le nostre care signore hanno fatto recapitare la loro raccolta di firme a quella persona affinché spinga avanti la faccenda. E noi sapete che famo? Gli mandiamo sta bustarella tipo Locket affinché freni. Bravo, Carletto! Bravo, picciotto! Ma pare Paolo Nava manna nella stangata. Ah! Ma che ce va? Ce n'è solo uno qui che può fare sto lavoretto, Ertino. C'ha la nostra fiducia e poi conosce l'uomo. Bene, io mi sacrifico volentieri, amici. È un compito difficile. Potrei anche andare a finire al gabbio per tentata corruzione. Ma il tigre è un uomo che non si tira mai indietro. Guarda che sono tanti. Lo so. Ma quando una decisione è presa bisogna arrivare fino in fondo. Io bravo, vado. Bravo. Il tigre, ragazzi, è l'unico di cui ci si può fidare. Tra un'ora i soldi saranno in mano all'onorevole. Anche lo vuole fare. Allora andiamo, dall'onorevole. In Svizzera, cretino. No, Stefano, t'ho detto di no. Sono venuta a casa tua soltanto per la faccenda che mi interessa. Se non te ne vuoi occupare, amici come prima. Dai, Marisa, ti prego. T'ho già chiesto scusa mille volte. No, ho detto, ma cosa ti sei messo in testa? Avanti, a me lo puoi dire. Non ci credo che non ne abbiate parlato. No, il nostro è un partito serio. Già, di prostitute comunque. Quando due donne parlano fra di loro, ci puoi giurare che l'argomento principale è il sesso. Figuriamoci voi, che siete addirittura un esercito. Stefano, lasciami andare. Ma neanche per idea. Fammi vedere tutto quello che hai imparato o io non ti sposo più. È un ricatto? Sì. Il telefono? Non me ne importa niente, ti decidi? Sta suonando. Ah, è il telefono rosso, deve essere mio padre. Pronto, papà? Sì, sì, certo che lo so. Ho trovato il tuo biglietto che mi avvertiva che vi siete trasferiti in villa. Sono rimasto qui a concentrarmi un po'. Sai, la solitudine della casa aiuta molto la meditazione. Meditazione? Ma cos'è questa novità? Io credevo di... Aspetta, aspetta un momento. Pronto? 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 Pronto, pronto? Oh, finalmente, Andreucci, ma dove diavolo si era cacciato? E la sottocommissione è un cavolo! Qui stiamo andando tutti a ramengo. Gli americani ci hanno bloccato il prestito e quei crucchi dei tedeschi rivogliono il loro malloppo entro la settimana. Andreucci, che cosa gli diamo ai tedeschi? La luna? Ma che aranci, cretino! La verità è che stiamo sprofondando nella merda. E in Svizzera un corno! Almeno in Polinesia dovremmo squagliarcela! Ma neanche per sogno! Provali tutti, hai capito? Dobbiamo riunirci e discuterne insieme prima che i giornali lo sappiano! Non c'è tempo da perdere, ho detto tutti! Hai capito? Ah, sì, al Quirinale! Magari con i corazzieri in testa! Nella mia villa, razza di cretino, qui non ci trovano neanche i cani poliziotto!
Sì, sì, va bene, papà, ho capito. Non ti preoccupare. Certo, certo. Vi raggiungo stanotte, ciao. Dove vai? Alla villa. Mio padre è già lì. Vieni con me? Non lo so, forse. Ci penserò. Spirito, non sento il tuo flusso. Spirito, dove sei? Avanti, spirito guida, parla il tuo linguaggio astrale. Dallo spazio infinito le tue parole giungano a questa magica sfera e attraverso me si rivelino. Spirito guida, spirito guida. Mi hai messo paura, accidenti! Hai infranto il flusso cosmico. Ma se ho solamente acceso la luce? Non avresti dovuto. Come farò adesso a rientrare in contatto con i miei vettori? Senti, Priscilla, tu sai che ho avuto sempre il massimo rispetto per le tue palle, ma questo non è il momento! No! Dobbiamo dare il tempo alla servitù di preparare la villa. Domani arriveranno i miei onorevoli colleghi. Ti ho già spiegato, mia cara, che questa riunione è della massima importanza! D'accordo. Vuol dire che il tuo futuro non ti interessa. Il mio futuro? È quello che il flusso astrale mi stava comunicando quando mi ha interrotta. E che cosa diceva? Che l'arrivo di tre donne in questa casa darà una svolta alla tua vita. Tre donne? Ma se sono cinque onorevoli! A meno che tre di loro... Beh, a dire la verità, ho sempre avuto il sospetto che... Lo spirito ha detto tre donne. Proprio tre donne? Signora, può venire un momento? Che c'è? C'è la signorina Marisa con due persone... Due persone? Di che genere? Guardi lei. Eccole. Beh, Amari, che aspettiamo? Entriamo, va. Su, andiamo. Guarda, Arturo. Tre donne. Che cosa ti dicevo? Il flusso astrale non mente mai. Ammazzali che villa che si ritrovano. Oh. C'hanno proprio ragione quelli che dicono che dietro ogni facciata c'è sta un significato politico. C'hanno proprio ragione, c'hanno. Te lo dico io, te lo dico. Mm-hmm. Marisa, Marisa. Mm-hmm. Che gradita sorpresa. Stefano sarà felice di trovarti già qui al suo ritorno. Peccato che in questo momento non è in villa. Sai, è dovuto uscire, forse non ti aspettava così presto. Forse non mi aspettava affatto. Ho deciso di fargli una sorpresa. Oh, è stata un'ottima idea. Brava, Marisa. E allora, cara, che cosa aspetti? Presentami le tue simpatiche amiche. Sono molto lieta. Salve. Ah, Maria, chi è quello che c'è lassù? Oh, ma è mio marito, Arturo Antonelli. Oddio mio, e sarebbe lui che dovrebbe... Ammazzalo quanto è brutto, mi mette una certa soggezione. Mi pare il dottor Jekyll, mi pare. Chi sono? Sono due simpatiche amiche di Marisa e di Stefano. Vieni giù, caro, così te le presento. Oh, non ricordo i nomi. Pucci e Zaira. Beh, io sono Zaira e questo è Pucci. Sta lì lassù sulla scala, sta guarda. Sei visto? Sì, molto lieta. Beato lei che è lieta. Io invece ho certi cavoli per la testa che... E tu, Priscilla, si può sapere cosa ci fai con quella palla in mano? Ma il flusso, Arturo! Buongiorno. Buongiorno, onorevole. Onorevole? E me coglioni! Fammelo vedere bene, sto onorevole. Sapesse quante volte in vita mia, pure senza conoscere l'onorevole, ho mandati... Beh, sì, insomma, volevo dire, gli ho mandato l'auguri per le elezioni, ecco. Forse no. Noi... Abbiamo scelto un momento poco opportuno per... Infatti! Ma che dite, vi aspettavo e Arturo lo sa. Dovete assolutamente restare con noi. Eh? Stefano non mi perdonerebbe mai se vi lasciassi andare via. Ehi, Priscilla, ma la casa è occupata... Lo so benissimo, Arturo, ma c'è la dipendenza nel parco. Potranno sistemarsi lì, così nessuno le disturberà. Ah, è un'ottima idea. Non vi daremo nessun fastidio. E tre donne da sole sanno arrangiarsi, non è vero, Zaira? Fregna! Mi pardon. Oh, è qui... Porca puttana, sa so squagliata. E Pucci ha portato via pure i costumi. Allora un ciomascolo c'è.
Tennessee. E lascia perda, raso te. Qui non si tratta più di noi due. Qui ci stanno in ballo gli interessi di tutta la nostra categoria. Sai che ti dico? Che quelle stanno preparando un colpo grosso, ma proprio grosso. Che se gli riesce, è la fine della nostra onorata professione. Qui casa Colli. Sono momentaneamente assente. Lasciare messaggio, prego. Che te dicevo? Stanno con qua professoressa del cavolo. Ma dove starà? Ci sono! Dove sono? Imbecille, ma che hai capito? Io ci sono! Stamma a sentire. Loro stanno con Marisa. Marisa sta con Stefano. Stefano sta col padre e il padre dopo che stia di bene. Alla villa! Vuoi scommettere che troviamo tutte là? E noi che facciamo? Ma come che famo? Piamo armi e bagaglie e se trasferimo lì pure noi, no? Ammazzami che mente che c'ho. Sembro un vulcano. Vulcano sta mica. Oh. Questo è troppo pericoloso. Rischiamo di prendere un acciafregatore. A rasotera, quello del tigre è stato un infortunio. Una pugnalata alla schiena. Ricordate che con Carlo i nemici non passano. Su, andiamo, sbrighiamoci. Marisa? Ah, è arrivato Stefano. Marisa, si può sapere che cos'è questa storia? Oh, ma che c'è? Perché te le sei portate dietro? Come? Oh, a sorcoso, che vorresti insinuare? Che te famo schifo? Chissà che cosa mi succede, mi scappa di far pipì ogni 5 minuti. Sarà il cambiamento d'aria, Zaira. Bucci, guarda che c'è Stefano, è il fidanzato di Marisa. Eh? Ah, come sta? Ben rivisto, signor Stefano, si ricorda di me? Pucci. Cosa che? Le mutande. Beh, cosa gano le mie mutande? Niente, solo che non ce l'hai. State a sentire, domani papà ha una riunione importantissima alla villa, dovete smoggiare. Ma io da qui non mi muovo niente. Ma non potete restare. Perché no? Che fastidio danno. Anche loro hanno diritto a un po' di riposo, no? Che razza di democratico sei? Io non sono un democratico, sono il figlio di un ministro democratico, è diverso. Me coglioni. Sarà come ti pare. Ma noi da qui non ce ne andiamo. Però se preferisci andare da tuo padre e dirgli che la tua fidanzata è amica di due puttane, fallo pure. Niente in contrario. D'accordo. Porca troia. Chiedo scusa, non volevo alludere. Vediamo. Oddio. Che brivido. Non è possibile. Che cosa non è possibile? E cos'è che ci fai a quest'ora in soffitta? Arturo. Sono emozionata. Sta per succedere il finimondo. Perché c'è bisogno che te lo dicano le carte? Non li leggi i giornali? Ma Arturo, non capisci? Guarda il matto e il bagatto. Oh. Uno accanto all'altro. E con questo? Significa che ci saranno altri arrivi. Questo lo so domattina, i miei Ma onorevoli no, colleghi. Non loro. Si tratta di altri due uomini. Due, capisci? E collegati con le tre regine. Ma di che regine stai parlando? Fammi il piacere, andiamo a dormire, vuoi? Svelta! Ma le regine! A letto, ho detto, sì, a letto! No. Bene, avanti, così, attenta a curva, Chi c'è la curva? Attenta, vabbè, così. Moccia dritto. Devi andare dritto. Lo sai che vuol dire? Dritto! Dritto così, aspetta, Rossino. Attento, dritto. Adesso a testa, a testa. Fermiti! Così. Quella deve essere la villa e quell'altra la dipendenza. A una villa c'è qualcuno, c'è la luce accesa. Che dici? Ci saranno cane? E nella dipendenza c'è nessuno, è tutto buio. E è meglio sfoderare. E che ne so io? Rasole, ma che stai a fare? Qui noi ci dovevamo andare a scuola, capito? Non vuoi dire che fra un po' è giorno? Lo sai che fa? Ma andiamo verso la dipendenza che non c'è nessuno, capito? Andiamo, curi. Dai, cammina come i guai. Fammo come i guai, dai, giù. Così, così, come i guai. Io vado a piena boccata d'aria. Qui si soffoca. Che fai, vieni con me? No. Avu, ma che c'hai? Ma che te senti male? Ma se la nostalgia, io senza il mio Carlo non ci so stare. Quell'impotente, ma tu senti cosa senti io? Carlo, non sei impotente. Sì, l'allero? Deve solo travestirsi per eccitarsi, ecco. E come no, te pare?
Per me è normalissimo. Contenta te, oh. Ci vediamo. Ciao. Ma chi c'è di là? Ma che vuoi che ci sia? Marisa è fuori con Stefano. Vado a vedere. Carlo. Vedi, oh, è arrivata l'armata Brancaleone. Salve, Zai. E voi due che ci fate da altre parti? È stata una combinazione, sai. Passavamo di qui, abbiamo detto, andiamo a fare una visita. Ecco. Avucci, è arrivato il gatto e la volpe. Zai, permetti un attimo. Prego, prego. Pucci, amore mio. Carlo. Ma via qua, no, ancio di mai. Amore. Ho portato la valigia con i costumi, tutti, sai? Eh? Sì! Via, andiamo a recitare. Andiamo! A porta, a porta! Allora, se può sapere che siete venuti a fa? Non te trovai e mi acchiappò la gelosia, chiaro? Vedi beh, che bei pensierini che c'hai. Guarda che non mi incanti, sa? Qui sono e per remango. Oh, è contento te? Che hai detto? C'ho un poco d'appetito. Che hai detto? Ho fame. Ah, sì? Allora mo vado in cucina e ti preparo un bel patè di foie gras con due belle pernici ripiene per contorno, eh? Va bene? Ma dove ti trovo da mangiare a quest'ora? Tu hai il dovere di onorare il mascolo, chiaro? Ma di beh, e molla! E ora onde vai? Ma come onde vado? Mi ha detto che c'ha fame. E me vado a rimediare qualche cosa in villa, no? Che c'è nella villa? Il terzo granatieri. Andiamo, e vedete piantarla. Ti do 10 minuti di tempo. Gli altri sono a Dottarini. Sì, buonasera. La mafatosa, vienne scena vuota. Allora, scimmione mio, sei pronto per il balzo fulmineo? Ma un po' di pazienza, cara. Ci vuole concentrazione. Ma che urli, sei pazzo? Non sono io è Carlo. Questo perché sta qua? È venuto a trovare Zaira e Carlo Pucci. Mm. E che ci fanno qui? Non lo so, che ci fate? Questione sentimentale di carattere privato. Mm. Senti, Marisa, mi hai già combinato un guaio portando le tue amiche. E adesso ci si mettono anche i papa. Oh. Il titolo è esatto, non mi considero offeso. Noi siamo qua per impedire che le nostre donne facciano delle fesserie. Non è così, Carlo! Carlo! A raso te, ma che cavolo c'hai da strillare? Non sai che c'ho l'equilibrio delicato e basta un nulla che mi s'ammuscia la concentrazione, eh? Adesso pure Tarzan ci mancava. Non lo sai che domani arrivano quasi tutti i ministri in carica? E se qualcuno scopre che questa villa è diventata una specie di residenza di prostitute e di papponi, lo sai che cosa succede? Un casino col governo. E beh, e che ci trovi di strano? Il governo nostro è incasinato fisso. Oh, caro! Oh. Scusami, sai, avevo un weekend. È proprio tanto grave la situazione da convocarci. No, carissimo, non è affatto grave. È gravissima! Allora. Marisa, quanti ne contà finora? Per adesso 4. Con questo. Scusate il ritardo, ma c'era un tale traffico sull'autostrada. Prego, accomodati. Ma non avevamo aumentato il prezzo della benzina. Va bene. Consumo immutato. Ah, io questa gente mica la capisco. Ma di che si lamentano? Allora? Signori, vi prego. Supero i preamboli, data la ragione che ci ha spinti a riunirci oggi tutti qui. Signori, io mi sono rifatto bene tutti i conti. Prima tagliamo la corda e meglio è. Scusami, caro amico. Non c'era bisogno che ti dessi alla matematica per arrivare a simile conclusione. Vorrei prima sentire
qualcosa da dirci il nostro collega degli interni. Gli avevamo affidato un compito, mi sembra. Io ho fatto tutto quello che ho potuto. Ho parlato con i nostri colleghi dell'estrema destra e li ho convinti ad accollare la responsabilità della situazione all'estrema sinistra. E allora? I nostri cari colleghi dell'estrema sinistra non sono d'accordo. Hanno detto che preferiscono allearsi con noi e accollare la responsabilità della situazione all'estrema destra. Insomma, com'è finita? Che si sono accordati tra loro per accollare tutta la responsabilità di questa situazione a noi. Bel risultato del cavolo! Volevo vedere te al mio posto. Perché non ci parli tu con quei marchioni, eh? Sì, perché non ci parli tu? Calma, signori, calma! Non serve a niente litigare! Giusto! È soltanto nella concordia e nell'armonia che si forgiano i destini immarcescibili del... Stop! Che cosa hai detto? Io? Non mi ricordo. Ripeto, non serve a niente litigare. Perché io credo di aver trovato la soluzione. Come? Sì, signori, proprio così, ve l'assicuro. Dici davvero? Sì, chiaro. Dai, non è il momento di scherzare questo. Non scherzo affatto! Confermo quello che ho detto. E quale sarebbe questa soluzione? Lo sceicco Abdul Rabdi. Lo sceicco? Ma sei impazzito? Ma è stato più lucido in vita mia. Ho avuto 3 colloqui telefonici con lui, già. È disposto a concederci l'esclusiva mondiale per la distribuzione del petrolio grezzo. L'esclusiva per tutto il mondo, hai detto? Ma se questo fosse vero, la lira andrebbe alle stelle e noi saremmo salvi. No, non posso crederci, sarebbe un sogno. Molto vicino alla realtà. Lo sceicco mi ha assicurato che sarà qui entro 24 ore. Che Dio sia lodato, il paese è salvo. Eh? Noi siamo salvi. Se quell'uomo firma, e firmerà, dovessi costringerlo a mettere la croce con queste mie mani sul contratto. Ma come fa a mettere la croce? Se è musulmano? Questa me la voglio segnare, questa è buona, che ne dici? Ma guarda che bella ammucchiata di idioti. Non ho idea di che cosa abbiano in testa, ma dal momento che gli interessi di mio padre e i miei coincidono con i vostri, stanotte non dobbiamo mollarle. Per me non esistono problemi. La piazza dietro da lei. Io se fa una mossa sbagliata. Piglia e aprete. Mi domando che vorranno farci con queste. Perché l'hanno nascosta in questo scantinato? Ah, non lo so. Prima per sicurezza ho scaricato tutti i flash e ho tolto tutte le pellicole. Allora mi raccomando, io farò in modo che Marisa passi la notte con me. E voi occupatevi delle altre. Sta tranquillo che con me quelle non passeranno. E che pure tedesco palle. Ammazzate che ignorante che sei. Ladino è. Vuol dire... Non prevalebunt. Baciami. Possiamo dormire tranquilli. Le guardie del corpo sono appostate intorno alla villa. Pensate a riposarvi. Bene. E a distendervi i nervi, signore. Già, è piuttosto tardi. Ma senti, mio caro, ma sei proprio sicuro che questa faccenda andrà in porto? Dormi e lascia fare a me. Vai a letto, va. Va. Buonanotte. Notte. Mi fa sempre un certo effetto dormire da solo in una stanza sconosciuta. E senti, ti dispiacerebbe se venissi da te più tardi? Ma non ci penso neppure. Oh, non sei mica carino, vero? E non sono neanche un finocchio, però. Buonanotte. Oh. Ci vediamo domani. Sogni d'oro. E caro mio, è una parola. Comunque vadano le cose, amici. Un solo augurio scaturisce dal mio cuore. Che al di sopra degli interessi individuali e partitici sia tenuto alto il prestigio... Già. Della nazione. Ma va al diavolo. Oh, beh, se la pensi così. Buonanotte. Come non detto. Buonanotte. Questo qui non ha proprio capito un cavolo. Lascerò aperta la porticina sul retro. Tu conosci la mia stanza? Sì, certo. Ti aspetto a mezzanotte in punto. Intesi? A più tardi. Ciao. Ciao. Puoi contarci. Thank you.
No, te prego, Antonio, lasciami. Se Cesare lo venisse a sapere... Non lo saprà, e se anche fosse, sono pronto a marciare con le mie legioni contro di lui. Tu faria questo per me? Certo, mia Cleopatra! Ah, e allora prendeme subito! Subito che? Sì, devi aspettare il momento buono, eh? Uffa, che roba! E non fa così, te lo dico io quando che ora, eh? Dove stai andando? Dove pare, ma che te frega? Sono geloso. Ma smamma, va. Venite. Il tuo fascino esotico mi sturba. Può un soldato di Roma rinunciare al suo onore per una donna? Può un legionario spogliarsi del suo orgoglio e della sua dignità di uomo? E giacere nel vizio con una femmina? Tu che ne dici, può? No, non può, magnaggia, la miseria non può. Ma dove schifo se n'è andata? Sapete già quello che dovete fare. Sì, sì, sì. Andiamo. Spirito guida, percorri le vie astrali e vieni a me. La tua umile serva ti chiama. Sai cosa ti dico? No. Che mime, son stufata, ecco. Tornatene da Giulio Cesare, hai capito? Pucci mia, non mi abbandonare proprio in questo momento, eh! Un corno! Pucci! Vabbè, dico, ora, Pucci! Va. Pucci, Cidua! Pucci! Dove stai? Pucci! Eccomi! Sono qui! Aspettami! Vengo da te! Sono qui! Aspettami! Aspettami, dove sei? So che sei vicino a me, ma non ti vedo! Aspettami! Dove sei? Anima mia! Oddio! Il mio spirito guida! Anima mia! Ecco, le stanze sono su questo piano. Mi raccomando, fate silenzio. Sta tranquilli, sta tranquilli. Andiamo.
Eccomi. Sono tua. Avevo beccato, eh? Ma io spirito guida! Sicura. Vieni dagli spazi astrali! Signor? No, 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 io stavo a cercare le mani, per carità, non sono nessuno spirito, signora! Mani in alto, fermi! Fermi! Ehi, tu, metti giù quell'arma! Io, per carità, obbedisco subito! No, nessuno si muove! Nessuno, non ho fatto niente! Che volete, che cos'è questo casino? E lei lasci stare immediatamente mia moglie, se no la licenzio! Anzi, si ritenga licenziato! Mascalzone! Anche la macchina mi si passarono. Sa che abuso. Quella era buona giusta o sfascia carrozze. Se riuscissi a sapere chi ha manomesso quei flash, finirebbe al cimitero. E chi vuoi che sia stato? Nessuno poteva sapere che macchinette erano inguattate dentro la baracca. Senti un po', ma a te chi ti ha detto che erano inguattate in qua a baracca? L'uccellino? E chi mi ha detto? E mica me lo ricordo chi mi ha detto. Ah, ecco, adesso me lo ricordo bene chi mi ha detto, come me lo ricordo, eh? Mi ha detto tu, mi ha detto, no? No, no, me lo ricordo. Guardate là! Dove sei? Vedi che macchina! E chi sarà Rockefeller? E chi sarà? E Allah sia con voi. E quello chi è? Quello che... Aspettate un momento, mi viene un'idea. Senti, Marisa. Tu fate affari tua, per favore. Buongiorno. Scusi, è per caso diretto alla villa dell'onorevole? Sì, certo. Lei conosce onorevole? Sì, lo conosco. Fortunato lui che conosce donna così graziosa. Mi tolga una curiosità. Lei non è per caso lo sceicco Abdul Rabdi? Sì, allora vista mia foto sui giornali. Vado a controllare perché sceicchi tutta mangella sono. Un temo e te infilo, sa. Non mi farà arredere, va. Meghe, che rosce. E chi sono quelle belle ragazze, sue amiche? Diciamo, sorelle. Sorelle? Sì, le sembra strano? Sorelle? Essere tutte buone, queste sorelle. Che cosa c'è da ridere? E non lo so. Non capisco. Dovrebbe già essere qui. Quello ci ha dato una bidonata, ve lo dico io. E non portare sempre Iella, tu. Eccolo. Oh, sta arrivando. Meno male. In questo fatidico momento i destini della nazione... sta zitto. Eccellenza. Signor Petrolio. Ma dove va? Ma dove sei andato? Il Greco! Il Greco! Il Greco! Mi sembra che si dirige verso le dipendenze. Gli hai dato l'indirizzo. Ma insomma, che cosa ne so? Volete star zitti un momento? Adesso ci penso io. Che cosa fate, gli impalati? Muovetevi! Andiamo. Grazie. Prego. I ministri attendono davanti alla villa, mio signore padrone. Aribi caribi curi, dirindi cari iuri. Arindi cari, dirindi cari cori. Caribi cari, fara di babona. Andi cari e chi se ne frega. Bawai. Demo, demo. Fuori, fuori, fuori! Dai! Ma io che ci... Io non ho fatto niente. Scusa. Sì, sì, va, no, presto, va. Ma guarda come mi è andata a fare. Cammina! Un l'arabo che mi posa dietro. Cammina! Presto, via, presto! Presto! Venite, ecco! Un po' di calma. Fermi, hanno in mano lo sceicco! Attenzione, signori onorevoli! Questo è un rapimento a scopo politico! Lo sceicco è nelle nostre mani! Se cercherete di usare la forza, lo uccideremo senza pietà! Rientrate nella villa al massimo entro 2 minuti e aspettate le nostre istruzioni. Questo è tutto. Accidenti, ma quelle fanno sul serio. Ho proprio paura di sì. Rientriamo prima che ce lo ammazzino. Ma no, non ne avranno il coraggio. Se non rientrate subito insieme ai vostri gorilla, apriamo il fuoco. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Via. Ecco qua, dentro c'è tutto. Sì, ma perché proprio noi due? Poche chiacchiere!
Spogliatevi. Ma è necessario, signore Scicco. Capire, tu mi dire. Tu spogliati. Oh, sì, basta parlare chiaro, no? Adesso ho capito. Spogliati, dai. Spogliati. Ti ho detto una spogliaccia, lo so detto. Dai, fa presto. Dai, che freddo. Questo è il colmo. Inaudito, inaccettabile. Ci faremo ridere appresso da tutta la nazione. Lascia che ridano, risata più, risata meno ormai. Vi dico che non firmeremo mai una simile assurdità. Signori, scusate, ma io credo che non sia necessario firmare. E che vuoi? Che c'entri tu? Fallo parlare, no? Siamo in una nazione democratica, in fondo. Anche loro rappresentano il popolo italiano. Sì, sì. Hai ragione. Cosa intendevi dicendo che non è necessario firmare? Che potremmo strappare lo sceicco dalle mani di quelle donne e mandare a monte il loro progetto. Tu hai qualcosa in mente? E perché lo faresti? Sei un loro amico tu? Onore, e io faccio il pappa e se quelle ci mollano io non pappo più. È un ragionamento ineccepibile, fuori il piano. Mi sono spiegato. Io sono pronto. Siete sicuri che è la soluzione migliore? Certo, vedrai, alla fine Marisa ti ringrazierà. Vediamo. Bene, andiamo. Mi raccomando, rapidi e silenziosi. Il gioco del rispetto, sei. Vedete niente voi? No. Che Dio ci ha mandato. Niente. Questo silenzio non mi piace. Staranno sicuramente tramando qualche cosa. C'hai ragione, c'è troppa calma. Ma... sono svelti. Seguitemi. Attenzione, adesso, via, 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 via. Stefano, tu sei pronto? Sì, aspetto il segnale. Ma tu l'hai capito il piano? Io no. Zitti, qui sono in ballo i destini della patria. Come? Cesimo. Tutto a posto? Sì, sì. Allora, azione! Pronti voi. Marisa, sono Stefano. Marisa! Vattene! Levati di mezzo! Vi hanno teso un agguato, sono venuto per avvisarti! Accidenti, questo non ci voleva! Non capisci che sono in pericolo, apri! Fammi entrare! Dai! Stefano! Tenetevi pronti per l'irruzione! Io avanzo, seguitemi! Stefano! Uno tenga d'occhio la ragazza! Assassini! L'avete ucciso! Ciao, Marisa. Ti ho fatto un bello scherzo, eh? Farabutto! Ferma! Ferma! Stai buona! Sta bene, eccellenza! Roma. È stata varata una legge contro i cosiddetti sfruttatori delle prostitute. Chiunque venga sorpreso ad esercitare una tale attività, o anche solamente sospettato, rischia dai 20 ai 25 anni di reclusione. È chiara l'importanza sociale di una simile legge che affranca dalla schiavitù un'intera categoria di donne. Contemporaneamente è stata promulgata una nuova disposizione destinata a suscitare echi e commenti nel mondo intero. Ancora una volta la nostra nazione si è dimostrata una degna vessillifera del progresso sociale dell'umanità. Il problema della prostituzione che affligge il mondo dai primordi della civiltà è stato finalmente risolto. Il governo ha deciso, e le Camere hanno approvato all'unanimità, di nazionalizzare tutte le procacciatrici dell'amore, professioniste o meno, le quali, per effetto della nuova legge, saranno da considerarsi automaticamente inserite nella vasta struttura dello Stato. I cittadini che di conseguenza usufruiranno delle prestazioni di tali lavoratrici statali saranno tenuti ad osservare le norme contenute negli appositi formulari, che dovranno essere debitamente riempiti all'atto della prestazione ricevuta, mentre gli addetti al settore amministrativo
cureranno l'emissione delle relative quietanze comprensive dell'IVA e dei contributi previsti dalla legge. Gli effetti delle nuove disposizioni governative hanno avuto immediato riscontro nella situazione economica del Paese. La forte richiesta è di manodopera italiana da parte di molte nazioni estere ha già aperto nuove strade al professionismo nazionale. Migliaia e migliaia di lavoratrici sono già in partenza per le varie destinazioni ed altre migliaia si prevede partiranno durante i prossimi mesi. Scusate. Sì? Ah, va bene. Ci giunge in questo momento una importante comunicazione. Su proposta del Ministro dell'Educazione Nazionale, il termine puttana è stato definitivamente cancellato dal vocabolario della lingua italiana e sostituito con quello di impiegata del sesso. Gli eventuali trasgressori verranno di conseguenza perseguiti a norma di legge. La nuova legge sulla prostituzione, le lavoratrici del sesso inquadrate nella burocrazia statale, ultima edizione. Amico, quello che non va giù è la faccenda di lì. Capirai, 80%. Queste cose che tengo mica sul sapere. Io dico che è una vergogna, una vergogna. Ecco, perché bisogna dare una vergogna. Bello sceccone mio. Aspettami, c'è da far solo un minuto. Fai pure. Zaira! Niente, Dionis Day, mi raccomando, perché a me le lacrime mi fanno piagne. Ti auguro buona fortuna, te lo meriti. Ciao. Benedetta la notte che t'ho incontrato. Te lo ricordi? Sì, tempi duri, eh. E ciao, Zaira. Confetti, Tanti auguri e buon viaggio. Anch'io vorrei salutare i miei amici, ti dispiace? Partenza aereo già annunciata. Ma ci metto solo un momentino. Mm-mm. Grazie. Ciao Stefano. Ciao Marisa. Avu, ma te lo metto occhiali una volta. Scusa, non ci dimenticare. No, non vi dimenticherò mai. Andiamo. Prego. Ciao. È un Uki? Andiamo. Carlo, come ti senti? Io mi sento più leggero. E tu, Rasodè? Mi sento meno mascolo. Ah, bella fregatura del cazzo. Non puoi più dirmi. Sì. È un Uki. Oh. Ciao. 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 Andiamo. We'll be right back.